stiamo bene fisicamente, abbiamo lavorato bene, lo sapevo, però bisognava rompere il ghiaccio. Hanno giocato tutte forte, mi ha fatto piacere vedere che sul contropiede siamo migliorati, abbiamo prodotto tanto, possiamo concretizzare di più e essere ancora un po' più concentrati nel finale, dove abbiamo preso qualche gol non buono, però la squadra c'è, adesso prepariamo Rec. È appena cominciato appunto il girone di ritorno, ora gli appuntamenti difficili, proprio cominciando come hai detto tu dal Recco. Eh sì, questo è un appuntamento difficile perché sono 3 punti in palio. Siamo fuori casa contro la prima in classifica, credo che noi non abbiamo niente da perdere e loro vorranno rifarsi del pareggio in casa qua, però noi andiamo là per cercare di fare i 3 punti, sicuramente la prepareremo al meglio. 3 campionesse d'Europa, la Piscina Cascione tutte insieme, cominciamo dalla più giovane. Allora, Emmolo, una impressione. È stata un'esperienza bellissima e essere seguiti da tutta questa gente è un onore e questo tifo ce lo invidia a tutto il mondo, io vi ringrazio. Sì, è bellissimo giocare avanti a tutte queste persone che ci mostrano un affetto enorme e quindi siamo sempre orgogliosi di far parte di questa città, di questa squadra e giocare in questa piscina. Una medaglia contraddistingue una lunga carriera, quella ovviamente di Elisa Casanova. Sì, dovevo venire a Imperia per vincere una medaglia in nazionale, ringrazio tutti. L'ho già detto 1000 volte, è bello giocare davanti a tanto pubblico e dedico a tutta Imperia la medaglia d'oro perché penso che se la meriti.